Possiamo iniziare, poi nel frattempo qualcun altro può darsi che si colleghi. È opportuno spegnere tutti i microfoni intanto, eh? Quindi intanto vi saluto, buona serata a tutti. Direi che questo ciclo di incontri che abbiamo deciso con il Consiglio, quindi non riunioni nelle zone, ma riunioni sui temi, sta avendo un ottimo successo. Come diceva il direttore, vi ricordo e vi invito, eventualmente vi foste persi per motivi di lavoro, per esempio, altri incontri, vi ricordo che sono tutti registrati e li trovate su YouTube, credo, e anche su Facebook. Quindi si può usufruire di questa opportunità comunque di ascoltare gli incontri che non si è potuto, a cui non si è potuto partecipare. È un'opportunità che va colta perché gli argomenti sono veramente molto importanti. Pensavo adesso, intanto che aspettavamo di collegarci, come di fatto siano, per esempio, collegati l'incontro che abbiamo fatto sui nitrati, sulla condizionalità e quello di questa sera, perché tutto ci riconduce a quel tema, che è appunto quello che le aziende devono rispettare delle norme che altrimenti potrebbero portarci anche a una decurtazione del premio PAC. Detto questo, so che tutti questi oneri sono un peso burocratico, so benissimo che sono anche un costo, ma non possiamo aggirarli. Questa è la nostra sfida oggi di agricoltori nel 2021. Sappiamo che l'opinione pubblica e sugli spandimenti e sui trattamenti, con i fitofarmaci, trattamenti in generale, bene, abbiamo l'opinione pubblica che mette proprio all'indice queste pratiche e noi dobbiamo comunque dimostrare che adottiamo tutte le pratiche, cioè tutti gli strumenti tecnici che la tecnologia, che la scienza ci consente, affinché possiamo dire che la nostra agricoltura è un'agricoltura che inquina il meno possibile. Ma d'altro canto, dal nostro punto di vista, significa che noi utilizziamo i fitofarmaci a region veduta con le quantità, con i dosaggi opportuni, perché comunque questo è un costo e perché comunque dobbiamo bilanciare l'obiettivo di ottenere il risultato con la possibilità di spendere il meno possibile. Quindi anche la tenuta, ritengo che anche la tenuta del quaderno di campagna, che di fatto oggi è sempre più complessa e che serve sempre una migliore conoscenza per la tenuta stessa, bene, anche questo strumento deve essere uno strumento che può, anzi, può diventare uno strumento per avere un migliore controllo sulla gestione delle nostre aziende. Se noi gestiamo bene il quaderno di campagna, sappiamo bene, con precisione, come attribuire, per esempio, i costi culturali sulle diverse culture. Come Confricoltura abbiamo istituito, ma direi che a questo punto abbiamo potenziato l'ufficio che si occupa dei quaderni di campagna perché sappiamo che già oggi, ma in prospettiva futura, è un servizio cui gli agricoltori dovranno usufruirne perché, torno a ripetere, è sempre più complicato la gestione. Allora noi dovevamo, come Confricoltura, offrire questo servizio in maniera più efficiente e quindi in maniera che l'agricoltore fosse gravato il meno possibile dal lavoro. Cioè, io come agricoltore voglio che la mia Confricoltura mi faccia il servizio, che mi faccia il servizio fatto bene, che mi tolga questo onere della tenuta del quaderno di campagna. Niente, detto questo, vi auguro un buon ascolto. Quindi una buona serata. Non so chi devo passare la parola, se il dottor Battisti, credo di sì. Quindi, saluto. Sì, Prego farei. Massimo, grazie. Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Prima di passare la parola
Francesca Lorenzini che illustrerà l'argomento della serata, che è il quaderno di campagna. Volevo dire solo due cose, che come ha detto giustamente il Presidente, questo di stasera è un argomento che si intreccia con altri già trattati, ovvero la direttiva nitrati e la condizionalità. Il quaderno di campagna fa parte della condizionalità, è uno degli argomenti, ed è importantissimo perché va a impattare su due argomenti che sono sotto gli occhi di tutti, oggi come oggi. Uno, la sicurezza alimentare dei consumatori. Chi è che non è sensibile a questo argomento? Perché un errore fatto nel campo dei prodotti fitosanitari poi si va a ripercuotere su questa sicurezza alimentare, e l'altro sull'ambiente, perché ovviamente errori effettuati nella gestione dei fitosanitari o dei nitrati possono poi andare a impattare sull'ambiente. Quindi sono argomenti molto importanti e bisogna dimostrare che il mondo agricolo sia sensibile al corretto adempimento proprio del quaderno di campagna. Sempre più agricoltori si dedicano alla compilazione del quaderno di campagna, e questo ci fa piacere. Chi non ha tempo o non è in grado, ovviamente delega noi o altre figure di propria fiducia, ma l'importante è farlo, il quaderno di campagna, farlo, e farlo ovviamente correttamente. Termino dicendo questo, che vi chiedo, come nelle volte precedenti, nelle serate precedenti, di poter fare le domande alla fine, magari mettendole nella chat, e quindi di fatto prenotando le domande che poi verranno lette, oppure alla fine ci sarà comunque lo spazio per intervenire. Io penso che Francesca non impiegherà più di 30-40 minuti per fare la sua illustrazione, insomma vogliamo sempre fare cose snelle in modo di lasciare poi lo spazio agli interventi. Questo è il penultimo appuntamento, la settimana prossima ce ne sarà uno di carattere fiscale. Io vi auguro buon ascolto a tutti e pregherei Francesca di intervenire. Francesca è una collega dell'ufficio tecnico che si dedica in particolare agli adempimenti del quaderno di campagna, e stasera è in grado di spiegarvi anche con degli esempi pratici come si compila. Grazie. Sì. Buonasera a tutti, buonasera. Come ha detto Massimo, io sono Francesca Lorenzini e faccio parte dell'ufficio tecnico di Mantova. E adesso iniziamo illustrando il quaderno di campagna. Puoi far partire? Ok. Allora, partiamo con che cos'è il quaderno di campagna. Allora, il quaderno di campagna è un registro obbligatorio che è stato istituito col DPR 290 del 23 aprile del 2001. Questo adempimento è previsto sia dalla normativa comunitaria che nazionale, e ha lo scopo di controllare l'uso e i dosaggi dei prodotti fitosanitari e anche dei fertilizzanti, con lo scopo di prevenire eventuali contaminazioni dei prodotti agricoli alla raccolta ed evitare un inquinamento ambientale, il tutto a garanzia dei consumatori. Come ha detto Massimo, il quaderno di campagna è un obbligo che è previsto dalla condizionalità. Andiamo a vedere quali sono i documenti essenziali per la compilazione del quaderno di campagna. Innanzitutto il piano culturale, che deve essere aggiornato annualmente. Devono essere registrate tutte le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti. Inserite all'interno del quaderno di campagna anche i patentini dei personali che è presente in azienda e anche del titolare. Le etichette fitosanitarie, il piano nitrati che deve essere conforme, e anche la delega del terzista solo se i trattamenti vengono eseguiti da terze persone. Partiamo con l'anagrafica aziendale. Allora, quali sono i punti essenziali? Beh, innanzitutto il timbro dell'azienda, i dati del titolare e del legale rappresentante, la denominazione aziendale, il codice fiscale e la partita IVA, e eventuali patentini del personale che è presente in azienda.
Come prima pagina, nel quadro in campagna, anche troviamo l'inventario iniziale dei prodotti fitosanitari, dove qui occorre indicare tutte le rimanenze dei prodotti dell'anno precedente. Successivamente troviamo il registro dei magazzini prodotti fitosanitari, dove qui occorre annotare in ordine cronologico tutte le acquisizioni dei prodotti fitosanitari. Inoltre è consigliato anche, tutte, una volta che sono state registrate tutte le fatture, scaricare le etichette fitosanitarie. Perché? Perché l'etichetta fitosanitaria ci dà molte indicazioni, infatti ne ho evidenziate alcune, come il nome del prodotto, che cos'è, se è un erbicida piuttosto che un insetticida, la composizione, perché come ben sapete in Lombardia ci sono alcune limitazioni delle sostanze attive che poi andremo a vedere, le modalità di impiego, molto importante per vedere soprattutto se è un prodotto da dare in posto in preemergenza o al momento della semina, i dosaggi che occorre rispettare, il dosaggio sempre minimo e massimo, anche e soprattutto le indicazioni di quante volte può essere applicato il prodotto durante l'anno. E importante anche l'intervallo di sicurezza che occorre rispettare. Il registro dei trattamenti cosa prevede? Allora, innanzitutto occorre registrare la denominazione della coltura trattata con la relativa estensione espressa in ettari. Devono essere indicate tutte le date del trattamento, il nome del prodotto con la relativa quantità che viene espressa in chilolitri, le avversità che hanno reso necessario il trattamento e le date delle fasi fenologiche come la semina o il trapianto, l'inizio fioritura e la raccolta. Adesso andiamo a vedere alcuni... Scusate, non si... Ok, andiamo a vedere alcuni esempi di trattamenti. Come potete notare, io come cultura ho messo il mais, la superficie ho indicato 10 ettari, ho indicato l'annata, il comune ho messo manto, ma comunque se abbiamo mais presente in più comuni andranno indicati tutti i comuni, e i relativi fogli mappali, data di semina e la data di raccolta. Allora, qui ho fatto tre esempi. Ho messo il primo esempio con lo schermo, che è un insetticida geodisinfestante. Nelle avversità ho inserito insetticida geodisinfestante, ma comunque potete anche indicare le avversità. Ho indicato la quantità del prodotto che ho utilizzato e la superficie. Qui ho utilizzato il dosaggio minimo, ho fatto finta di aver acquistato 120 kg di prodotto, dividendolo per il dosaggio minimo ho distribuito su tutta la mia superficie. Come secondo esempio ho utilizzato la Dengo Extra, che è un erbicida sempre di pre o post emergenza che si può utilizzare una sola volta nell'annata agraria. Anche qui ho fatto finta di aver acquistato 2,5 litri di prodotto, l'ho diviso per il dosaggio minimo e come potete vedere non ho registrato tutta la superficie, ma ho eseguito il trattamento solo su una parte. Alla fine, come terzo esempio, ho fatto finta di aver acquistato più prodotto di quello che potevo utilizzare e come potete vedere alla fine mi rimangono 2 litri di giacenza. Molto importante, i trattamenti devono essere annotati entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento. Occorre sempre rispettare i tempi di carenza e soprattutto rimanere sempre nel range del dosaggio minimo e massimo. Inoltre, ritorno indietro, scusate, occorre una volta terminato tutta la compilazione dei trattamenti, occorre la firma del titolare o la firma del delegato. E se i trattamenti vengono eseguiti a conto terzista, occorre la firma e il timbro.
Adesso andiamo a vedere che cosa il terzista è tenuto a informare. Beh, è tenuto a informare il titolare dell'azienda tramite un'apposita scheda trattamento, il prodotto che utilizza con la quantità impiegata in litri in chili, la coltura che tratta con la rispettiva estensione in ettari, il rispetto degli intervalli di sicurezza ed eventuali giacenze di prodotto. Qui vediamo il contratto di delega dell'esecuzione dei servizi del terzista, che deve essere sempre stipulata annualmente. Come potete vedere, ho segnato i punti che bisogna compilare: l'intestazione dell'impresa agricola, dell'impresa agromeccanica. Inoltre occorre indicare se all'interno dell'azienda è presente qualcuno col patentino fitosanitario in corso di validità. Occorre indicare la delega del conto terzista e i vari dipendenti. Se il conto terzista ritira i prodotti fitosanitari, se fa lo stoccaggio o la distribuzione oppure lo smaltimento delle rimanenze. E infine il timbro e la firma di entrambe le parti. Una volta... andiamo avanti. Allora, come ho detto prima, ci sono state alcune limitazioni sulle misure di mitigazione di alcune sostanze attive, e questo qua lo scopo è quello di tutelare l'ambiente acquatico e le acque potabili sul territorio regionale. Queste limitazioni sono entrate in vigore dal 15 marzo 2019 e riguardano i seguenti principi attivi. Glifosate, che l'utilizzo è ammesso solo sul 50% della SAU aziendale, la terbutilazina annualmente è ammessa solo sul 70% della SAU, che è rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, esempio il mais, il metolachlor, che annualmente è ammesso anche lui solo sul 70% della SAU aziendale, e infine l'oxadizone, che annualmente è messo solo sul 50% della SAU a riso. Una volta terminati tutti i trattamenti, troviamo l'inventario finale dei prodotti fitosanitari, dove appunto si andranno a indicare tutte le giacenze dei nostri prodotti fitosanitari. Una volta terminata tutta la registrazione, occorre anche registrare i fertilizzanti. E quali documenti occorrono? Innanzitutto il piano nitrati deve essere aggiornato e soprattutto conforme. Ovviamente sempre tutte le fatture di acquisto dei concimi chimici, i contratti di valorizzazione degli effluenti, e sono consigliate anche le bolle di trasporto degli effluenti zootecnici. Come abbiamo trovato con i prodotti fitosanitari, troviamo l'inventario iniziale dei fertilizzanti. Anche qui occorre indicare le rimanenze dei concimi chimico dell'anno precedente. Successivamente troviamo sempre il registro dei magazzini dei fertilizzanti, dove occorre scrivere in ordine cronologico tutte le fatture di acquisto dei concimi, indicando il titolo di azoto. E come altro punto ho messo anche calcolare l'unità di azoto. Consiglio vivamente, una volta fatto il piano nitrati, chiedere sempre al proprio tecnico di riferimento quante unità di azoto potete acquistare, in modo da non avere giacenze fino a fine anno. Allora, la distribuzione dei reflui zootecnici. Allora, chi la deve fare? Tutte quelle aziende che ricevono, cedono, producono reflui zootecnici, con l'aiuto del piano nitrati, devono compilare in ordine cronologico le distribuzioni, indicando il tipo di reflo, la quantità che viene espressa in metri cubi, il titolo di azoto, la superficie in ettari della coltura interessata, la modalità di distribuzione, la località dell'appezzamento, ovvero il comune, e la coltura che è presente in campo.
Ecco, io ho fatto qua un esempio di distribuzione. Come ho scritto nella nota, consultare il calendario delle distribuzioni che è presente all'interno del piano nitrati. All'interno del piano nitrati, nelle ultime pagine, c'è una tabellina con tutti i mesi. E lì occorre riportare sul quaderno di campagna tutte le distribuzioni in metri cubi. Qui vedete che ho messo la data, la tipologia, in questo caso liquame, la quantità in metri cubi, il titolo di azoto che è dato dai chili sui metri cubi, la superficie distribuita, la modalità di distribuzione, in questo caso botte, il comune Mantova e la cultura. Successivamente, una volta terminata la parte delle distribuzioni dei reflui zootecnici, occorre compilare anche il registro di distribuzione dei concimi chimici. Questo vale comunque per tutte le aziende agricole e occorre consultare anche qui il piano nitrati per stimare il limite massimo delle unità di azoto che sono distribuibili su ogni coltura. E anche qui abbiamo, ho fatto un esempio, ho messo la data di distribuzione, la tipologia del chimico, che in questo caso l'urea, la quantità distribuita 1000 kg, il titolo di azoto, il titolo di azoto dell'urea che in questo caso è 46%, la superficie, la modalità di distribuzione, il comune e la coltura trattata. Ok. Qua non l'ho indicato, ovviamente come nei registri dei prodotti fitosanitari c'è il registro finale dove occorre indicare ovviamente se ci sono eventuali giacenze di concime chimico. Inoltre volevo concludere che dal 15 marzo 2019 sono tenute a compilare il registro di trattamento elettronico tutte le aziende che hanno una SAU condotta pari o superiore a 150 ettari di arbore o una superficie di arbore pari o superiore a 25 ettari e comprende le arbore, i vigneti, i frutteti e i pioppeti. L'invio telematico del registro deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Come ha detto il Presidente, Confagricoltura Mantova da alcuni anni ha attivato questo servizio di compilazione del tenuto del registro dei trattamenti in modalità elettroniche che prevede anche l'invio telematico dei dati alla Regione. Basta, concluso. Se avete domande... Volevo fare una precisazione, sì. Complimenti Francesca, sono Gianni Azzini dell'ufficio tecnico, una precisazione, ringrazio Francesca per l'intervento e credo sia importante fare presente che la compilazione del quaderno di campagna deve partire dall'agricoltore stesso, nel senso che deve esserci una consapevolezza da parte dell'agricoltore di cosa sta facendo, nel senso che non serve a nulla delegare totalmente questa cosa, nel senso che deve esserci una presa di coscienza sul fatto di dire ovviamente l'agricoltore fa le proprie scelte imprenditoriali, ma deve sapere prima di effettuare queste scelte che cosa deve fare, cioè deve sapere come funziona la compilazione del quaderno di campagna. Cosa voglio dire? Voglio dire che, ad esempio, nell'acquisto dei prodotti fitosanitari, ovviamente l'agricoltore è consigliato dal proprio tecnico di campagna o dalle proprie scelte imprenditoriali, ma deve per prima cosa saper leggere le etichette dei prodotti fitosanitari, e in questo noi siamo disponibili nello spiegare come devono essere lette le etichette, in modo da arrivare all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in maniera corretta, perché la sola compilazione del quaderno di campagna non vi porta niente. Deve essere gestito l'utilizzo dei fitosanitari in modo preventivo. Un'altra precisazione
Volevo dire che quando delegate il terzista per effettuare i trattamenti fitosanitari, dovete verificare che il mezzo con cui viene effettuato il trattamento, quindi la botte, abbia le tarature sia funzionale e anche gli ugelli antideriva conformi, quindi tarati in maniera corretta. Questo non è una cosa scontata, l'abbiamo verificato anche durante questi anni, quindi dovete chiedere al vostro terzista che, se utilizzate il terzista, che utilizzi dei mezzi consoni all'attività che sta facendo. Un'altra cosa, che come ha detto Francesca, vi ricordo che l'utilizzo dei documenti di trasporto si è consigliato, ma vi ricordo che oltre 40 chilometri dovete gissare i trasferimenti di effluenti di allevamento. Io concludo, ringrazio ancora Francesca e lascio le domande per le altre. Grazie Gianni. Se ci sono domande... Vorrei chiedere a Francesca Lorenzini, intanto grazie per la relazione. Grazie. Ha detto che sono consigliate i documenti di trasporto e gli strumenti zootecnici. In caso di controllo dobbiamo esibirle o sono una cosa che può andare nel cassetto? No, è meglio tenerle, è un documento che comunque in caso di controllo, condizionalità, è comunque sempre meglio avere. Può essere che non vengono richieste, però insomma è sempre un documento in più che occorre avere in azienda comunque. Non è detto che in caso di controllo possono chiedere di vederle, anche solo controllare che ci siano, ecco. Grazie. Prego. Paolo dalla Pineta. Vorrei chiedere se c'è un sito per scaricare le schede fitosanitarie. Sì, allora, si chiama Trattamenti Fitosanitari Ministero della Salute. Grazie. Prego. Posso una domanda? Sì. Sono Filiberto Speziali. Allora, riguardo sempre sul discorso dello spandimento liquami. Sì. Bisogna produrre le bolle di accompagnamento anche se trasporto il liquame su un mio fondo e devo andare per strada, ad esempio, cioè un fondo a 2 o 3 chilometri, esco dall'azienda praticamente, un appezzamento in un altro foglio mappale, devo compilare il documento di trasporto? Non credo, Gianni, dimmi se sbaglio. Allora, no. Il documento di trasporto è da compilare quando effettuate la cessione del reflow verso un'azienda diversa dalla vostra, ok? Cioè io, azienda zootecnica, cedo il liquame, il letame, quello che è, a un'altra azienda. In questo caso è obbligatorio compilare il DDT e il problema non è quando avete un controllo da parte della regione, ma il problema è quando siete in strada. Se in strada non avete documento di trasporto è un problema, quindi deve essere presente il documento di trasporto durante il trasporto. Ripeto, deve essere compilato tra azienda cedente zootecnica ed azienda acquirente. A questo si deve legare il tracciamento dei reflui, ok, su distanze superiori a 40 chilometri. E in questo caso sono due le cose. Se io, azienda zootecnica, cedo il reflu ad un'altra azienda con una distanza superiore a 40 chilometri, documento di trasporto più tracciamento. Se io, azienda Azzini Gianni, porto il mio liquame nella mia azienda ma a una distanza superiore a 40 chilometri, non mi serve il documento di trasporto, ma devo usare il GPS per tracciare la distanza. Se il trasferimento è effettuato da un terzista, il terzista deve gissare il trasferimento. Ok, grazie.
Volevo rispondere a una domanda che è stata fatta in chat di Luca, del collega di Ragusa che saluto. Sì, allora, abbiamo anche un registro per tutte le misure di PSR dove all'interno ci sono le operazioni culturali che occorre segnare. Qua nelle slide non le ho indicate, comunque sì. Poi non... sono richieste le etichette del fitosanitario oppure le schede? Sì, sono richieste le etichette fitosanitarie, assolutamente sì. In caso di controllo sono richieste. Etichette o schede di sicurezza? Le etichette fitosanitarie, che sono praticamente le schede di sicurezza. Ah, ok. Okay. Schede di sicurezza, quelle che vi danno quando esatto, quando comprate il prodotto vi lasciano le schede di sicurezza. Ah. Esatto, dei prodotti. Dovrebbero rilasciare. Okay. Beh, ma è obbligatorio che te rilascino. Vorrei chiedere una cosa sulla la slide, quella della distribuzione dei reflui zootecnici. Sì. Perché io mi sono fatto una cosa con Word che mi compilo sul computer e dopo fine anno lo stampo. La scheda dei reflui zootecnici si potrebbe avere una fotocopia, si potrebbe avere in forma cartacea, perché così dopo me la compilo. Intendi il piano nitrati oppure proprio la scheda della distribuzione dei quaderni di campagna? La scheda dei reflui zootecnici si può avere una copia, assolutamente. Sì. Comunque all'interno del quaderno campagna cartaceo è presente. E si può ritirare in ufficio di zona? Sì, certo, in ufficio di zona oppure in ufficio a Mantova, assolutamente. Ok, ti chiedo un'altra cosa. Nella scheda principale, diciamo, dove c'è la ragione sociale, è obbligatorio mettere il numero di patentino, scadenze e tutto? Sì, occorre indicarlo, sia del titolare, come ho detto, che anche del personale che è presente in azienda. Sì, o comunque allegare una copia del patentino fitosanitario, eventualmente. Ok, grazie. Prego. Volevo aggiungere una precisazione. L'ho detto anche la settimana scorsa quando ho trattato l'argomento della condizionalità. Le aziende biologiche hanno comunque un loro quaderno di campagna. Lo sanno bene perché è fornito dal loro organismo di controllo. E poiché utilizzano anche dei prodotti fitosanitari, ancorché registrati ai fini dell'agricoltura biologica, devono avere il patentino in questo caso. Quindi cioè che non passi l'idea che l'azienda biologica è esonerata da tutto, insomma, anche queste hanno i loro adempimenti. E come diceva Francesca prima, chi opera nell'ambito della misura 10 impegno agroambientali ha un registro, un quaderno di campagna un po' diverso, un po' più complicato e deve utilizzare quello perché è previsto dalla Regione Lombardia quel format. Sì, esatto. Posso fare una domanda a Battisti? Sono Speziali, sempre a Battisti però, perché essendo vice direttore magari mi sa. È previsto in autunno un ulteriore, è previsto per le botti, la taratura, perché scade il quinto anno, quest'anno il 21. Cinque anni fa mi sono andato a vedere l'ultima taratura che abbiamo fatto, quindi quest'anno scade il quinto anno della validità del certificato delle tarature delle botti. Le botti, parlo botti per i prodotti fitosanitari. Quindi so che l'altra volta Confagricoltura aveva organizzato presso le nostre sedi di zona un centro in cui venivano gli operatori e praticavano la taratura e rilasciavano quello che era... La certificazione. Sì, allora nel 2016 abbiamo organizzato una serie di controlli cumulativi,
tra cui presso l'ufficio di zona di Roccoferraro, perché si prestava, per fare il controllo funzionale delle botti e degli atomizzatori. Dopo 5 anni scade e va rifatto. Vi dico che con tutto questo problema sanitario Covid, fra le varie proroghe che hanno dato è anche quella che le tarature scadute o in scadenza in questo periodo sono comunque prorogate 90 giorni dopo la fine dell'emergenza sanitaria, che per adesso è prevista a fine aprile, ma verrà sicuramente prorogata. Quindi si andrebbe a fine luglio, cioè faccio per dire, se uno gli è scaduto a gennaio la taratura, avrebbe comunque tempo fino al 29 luglio per rifarla. Quello che diciamo noi è questo: non aspettiamo di avere tutte queste proroghe, eccetera, eccetera, perché poi dopo ci sfugge anche, ci dimentichiamo. Noi siamo disponibili a organizzare a livello territoriale una taratura di almeno una decina di macchine, perché chi viene lì mattina e pomeriggio e insomma chiede di avere dalle 8 macchine in su da tarare, perché altrimenti non gli è conveniente. In questa maniera riusciamo anche a spuntare un prezzo un po' più basso della norma, nel senso che se uno facesse una taratura da singolo gli costerebbe un po' di più, per cui rivolgetevi agli uffici zona, fate presente che avete la botte di serbo, l'atomizzatore da fare il controllo, in modo che loro prendano nota, e poi al raggiungimento di almeno 8 macchine facciamo e organizziamo il tutto. Bene, grazie, anche perché quando l'ho fatta io la taratura c'erano molti altri agricoltori, quindi come scade a me nel novembre del 2021 scadrà a tanti altri, quindi quando sarà occasione presso l'ufficio di zona mi prenoterò e quindi farò presente questa necessità. Una precisazione: fatta questa seconda taratura dopo quella del 2016, successivamente la scadenza non è più 5 anni, è 3 anni, attenzione, quindi se la facciamo nel 2021 poi dovremo farla nel 2024. Ok. Allora, volevo precisare una cosa sulla taratura. Mi raccomando, quando fate l'acquisto, verificate che ci sia la taratura, controllo funzionale o gel antideriva, perché non è scontato che se la macchina è nuova sia tarata in modo corretto, nel senso che quando la comprate verificate questa cosa, perché molte volte non c'è. Una domanda sempre sulle tarature, sono dall'OCA. Volevo sapere se la macchina è usata, faccio la taratura quest'anno, dopo devo rifarla fra 3 anni o fra 5? No, dopo 3 anni. Dopo 3 anni, ok. Dopo 5 solo se se è nuova, diciamo. Dopo 5 se è la prima volta, ma se è usata non dovrebbe essere la prima volta. Quindi. Certo, sì. Ok. Volevo chiedere, mi chiamo Benazzi, mi sente? Sì. Ecco, volevo chiedere, lei parla dell'invio di registro telematico, è una cosa nuova che c'è quest'anno? Perché a me, per quello che mi ricordo, gli altri anni bastava semplicemente la compilazione del registro cartaceo. Ed uno a questo punto era. Sì, l'invio telematico riguarda solo per quelle aziende che hanno una SAU maggiore di 150 ettari di erbacee e una SAU maggiore di 25 ettari di arbore.
Tutte le altre no, possono compilare il quaderno di campagna cartaceo. D'accordo. Solo per quelle aziende lì occorre fare l'invio telematico. Va bene, ricevuto. Ok. Sì, ho una domanda anch'io, cortesemente. Sì? Per quanti anni dobbiamo conservare i registri degli anni passati e se questi sono ispezionabili? Cioè se viene l'ispettore guarda quello corrente o può andare indietro e allora, se sì, fino a quanti anni? Guarda quello corrente l'anno in corso e va indietro di 2 anni. Comunque sempre consigliabile comunque tenere sempre tutti i documenti per almeno 10 anni. Comunque okay. In caso di controllo controllano l'anno corrente e vogliono i registri dei 2 anni precedenti. Benissimo, grazie. Buonasera, sono Lodi Rizzini. Faccio anch'io un quesito che riguarda il fatto che negli esempi che sono stati fatti abbiamo sempre parlato di SAU. Però chiedo, esistono dei vincoli particolari tipo le aree di rispetto, non so, vicino a un canale, vicino, che so io, ad una zona particolare, di cui bisogna tener conto, diciamo, nel calcolo, diciamo, di quelle dosi che devono essere distribuite poi sull'appezzamento? Si parla di SAO, è ovvio in quale aree lì ci sono delle limitazioni che non si possono fare delle distribuzioni appunto di prodotti fitosanitari, assolutamente sì, ci sono delle limitazioni. La cosa importante è verificare l'etichetta. Sì, esatto. Okay. L'etichetta è la Bibbia di tutti i trattamenti fitosanitari. Ovviamente, come credo abbia già fatto vedere Massimo nella presentazione della condizionalità, ci sono delle aree cosiddette di rispetto dai canali, a memoria mi sembra che siano sicuramente non meno di 5 metri, però datemi il beneficio del... sinceramente non me lo ricordo in modo preciso, ma la Bibbia è l'etichetta, quindi l'etichetta del prodotto fitosanitario è ciò che vi è consentito e non è consentito fare, ok? Lì c'è scritto tutto, quindi è da leggere, è il discorso che vi ho fatto all'inizio, siccome noi non siamo in campo per effettuare i trattamenti e tantomeno magari non lo fate voi, ma lo fa il vostro terzista o lo fa chi incaricate di farlo, l'utilizzo del fitosanitario deve rispettare in toto il discorso delle etichette. Inoltre ci sono per aree sensibili, quali possono essere parchi, scuole, aree di tipo pubblico sensibili, distanze non inferiori a 50 metri. Inoltre vi dico anche questo, dovrebbe essere prima di effettuare il trattamento, si dovrebbe dichiarare che viene fatto il trattamento, ok? Con dei cartelli posti in campo. Questo viene fatto poco, le ho visto, a Mantova in certe aree è stato fatto. Se siete in campagna il problema è meno sentito, però se siete vicino a punti sensibili, come ripeto sono parchi, scuole o aree pubbliche, ci sono delle distanze da rispettare. Aggiungo una cosa Gianni, visto che le ciclabili stanno sorgendo come i funghi, perché l'unico problema e pensiero delle amministrazioni comunali è fare ciclabili oramai. Chi ha la sfortuna di avere dei terreni che confinano con la ciclabile non può fare trattamenti a meno di 30 metri dalla ciclabile stessa, anche a meno che non abbia dei dispositivi antideriva, in questo caso può andare a scendere a 10 metri. Però attenzione a chi ha una ciclabile, insomma, perché ovviamente sono dei percorsi molto utilizzati dalle persone e insomma bisogna stare mantenere queste distanze. Purtroppo chi ce l'ha è un vincolo. Poi ho due domande. Un allevamento,
Scusi. Prego. Io ho un allevamento. In cortile bisogna scrivere sul quaderno di compagna anche i trattamenti in cortile? Sì, se utilizzate glifosate, sì, si deve fare una pagina apposta dove si scrive aree cortilive e se si fa un trattamento, per esempio mi viene in mente il glifosate, si deve trascrivere che è stato utilizzato, sì, assolutamente sì. Poi in chat ho due domande. Se con il secondo raccolto supera i 150 ettari di superficie coltivata, devo compilare il quaderno di campagna. Allora, tre settimane fa ci è arrivata una circolare dove dicono che c'è da tenere in considerazione solo la SAU aziendale senza considerare la somma dei secondi raccolti. Quindi se con la SAU non supera i 150 ettari non è obbligato a fare l'invio telematico, invece se farà anche il secondo raccolto e se sarà maggiore i 150 ettari di SAU sì. Francesca, mi puoi consigliare anche in via convenienza? Allora, noi utilizziamo un software per fare la compilazione del quaderno di campagna che si chiama ImageLine, che è molto molto valido anche per anche le aziende piccoline, è molto valido perché fa i controlli dei dosaggi minimi e massimi dei prodotti fitosanitari, quindi è veramente molto valido, lo utilizziamo da qualche anno, continuo aggiornamento, all'interno ci sono i vari disciplinari delle varie regioni ed è veramente valido come software. Una domanda, sì. Che titolo di azoto può avere il letame da allevamento di polli o di faraona, adesso per Gianni Azzini magari, che titolo 18. Può avere comunque 18 e comunque io devo avere sempre un piano agronomico e sull'appezzamento in base alla superficie dare i metri cubi di letame. Sì, al suo tecnico di riferimento deve sempre chiedere il piano nitrati. Piano nitrati, 18 punti di azoto, 18 unità per metro cubo o per quintale? 18 kg per metro cubo. Quindi devo segnare poi sul quaderno di campagna, devo segnare i metri cubi che ho distribuito su una particella. Esatto. Ok, grazie. Comunque in fondo al piano nitrati c'è il report delle distribuzioni, dove vengono indicati mese per mese tutte le distribuzioni metri cubi. E quindi fate riferimento sempre al piano nitrati per quelle distribuzioni. Come faccio a sapere quanti metri cubi mi viene fuori dall'allevamento? Cioè, all'interno del piano nitrati sono presenti i metri cubi, ci sono i report delle distribuzioni. All'interno del piano nitrati, in fondo, c'è il piano di distribuzione dove vengono indicati mese per mese, tipo a marzo, vengono distribuiti tot metri cubi. Quello lì è il vostro tecnico di riferimento che lo esegue. Okay. Grazie. Sergio, ci sentiamo per telefono. Mi chiami, ti spiego tutto. Sì, devo chiederti un'altra cosa sull'agua anche. Magari ti chiamo domani. Sì, ci sentiamo. Grazie mille, ciao. Buonasera, chiedo per cortesia. Il nome del software che ha appena menzionato, non l'ho sentito bene, me lo ripete per favore? Allora, lo scrive anche nella chat il mio collega, comunque si chiama ImageLine. ImageLine. Ok, grazie. Prego. Recentemente il ministro dell'agricoltura ho letto una sua dichiarazione, forse non si rende ben conto di cosa vuol dire, ha dichiarato che dal 2022 tutti i quaderni di campagna saranno informatizzati, dovranno essere informatizzati, basta cartacei. Meno male.
probabilmente non si rende ben conto della portata di quanto ha detto e insomma, ovviamente da questa sparata poi a realizzarla insomma, ne passa di acqua sotto i ponti. Però insomma è abbastanza sintomatico questa dichiarazione di dove si vuole andare. Allora, no, ci sono altre domande? Mi sentite? Sì. Allora, volevo chiedere, per la questione delle schede di sicurezza, o che dir si voglia delle etichette dei fitofarmaci. Sì. Di solito me le mandano in via telematica, nel senso che me le mandano via email, poi io ti faccio una cartella e sta. Oppure devo stamparmi anche il cartaceo? No, no, è sufficiente anche tenerle in formato elettronico, assolutamente, però in caso di controllo, insomma, sarebbe meglio eventualmente stamparle, però comunque va bene anche tenerle, insomma, online, ecco, sul computer senza problemi. Perché mi è capitato un controllo sull'allevamento e ovviamente le schede di sicurezza, non so, dei detersivi per i robot di cucitura, tutte quelle cose che servono per l'allevamento, anche quelle le avevo su schede, cioè, in telematico, e loro non hanno obiettato niente, detto, va benissimo, basta che ci siano. Ok, quindi sì. Ma in caso di condizionalità io dico sempre che è meglio comunque stampare tutti i documenti necessari. Ecco, quando di fare il pacchettino, di avere il quaderno con tutte le etichette fitosanitarie, le varie fatture, in modo che sia tutto in ordine. Però comunque non è assolutamente un problema averle su una cartella in rete, assolutamente. Ok, grazie. Prego. Allora, un'altra domanda. Riguardo alla superficie 150 ettari di SAO, anche se in regioni diverse, Lombardia, Sicilia, no, riguarda solo la SAO, tutti i terreni che sono presenti in regione Lombardia. Ok. Per mostrare dei prodotti fitosanitari. Posso domandare una cosa? Sì. Per il quaderno di campagna non sì, è sufficiente sì. La bolla o per forza bisogna stampare la fattura? No, va bene anche la bolla assolutamente, o bolla o fattura. Va assolutamente okay. Bene uno o l'altra, ecco. Perfetto. O anche tutte e due. No, perché ho sentito solo parlare di fattura. Di fattura, no, va benissimo anche la bolla, anzi va meglio. Perfetto. Cioè, assolutamente. Grazie. Prego. Ma se mi avanzano dei fitosanitari sì. E li restituiscono, lo segno sul registro che l'ho restituiti alla ditta, quella che me l'ha venduti? In caso di restituzione dei prodotti fitosanitari no, non deve segnarli, solo se rimangono in giacenza nel suo magazzino. Conservo la bolla di resa. Esatto, deve conservare la bolla di resa, esatto. Perché io quelle che non utilizzo le restituisco, non le tengo lì un anno per l'anno dopo. Sì, no, occorre nelle fatture, insomma, i DDT, occorre comunque mantenere gli eventuali resi, ecco, sì, conservarli assolutamente. Grazie. Inoltre, volevo ricordare che all'interno dello stoccaggio dei fitosanitari, dove tenete i fitosanitari, mi raccomando di mantenere sempre tutti i dispositivi di protezione, la paletta, il secchiello, col misurino, le eventuali mascherine, DP. Mi raccomando che in caso di controllo occorre che ci sia, e anche l'armadietto deve essere chiuso a chiave con attaccati gli appositi cartelli.
dove cioè, possono accedere solo chi ha i patentini, solo chi ha il patentino può accedere all'interno del magazzino, tutti gli altri assolutamente no. Già erano entrati computati dalla domanda, devo comunque riportare sul quaderno di campagna la parte. Allora, è arrivata una domanda. Avendo già i piani nitrati compilati dall'agrono, devo comunque riportare sul quaderno di campagna nella parte dei fertilizzanti? Sì, assolutamente sì. Per quanto riguarda le distribuzioni e anche per la distribuzione dei concimi chimici, occorre trascriverlo all'interno del quaderno di campagna nelle parti dei fertilizzanti. Allora, la previsione dei quaderni di campagna informatizzato solo in Regione Lombardia o anche nel resto d'Italia? Penso che sia riferito a quello che ho detto prima io. Ah, ok. Il ministro ha dichiarato che vorrebbe informatizzare in tutta Italia la tenuta dei quaderni di campagna. Prodotti sanitari per la disinfezione dei magazzini o dei silos vanno registrati? Scusi, puoi rifare la domanda? Non ho capito. Prodotti fitosanitari per disinfettare i silos, magazzini, cereali? No, no, assolutamente no. Giuseppe, non sono fitosanitari quelli, sono solo disinfettanti. No, allora. Sì. Sono solo i cosiddetti, adesso si dice fitosanitari, ma sono i diserbi. I diserbi vanno registrati, i prodotti disinfettanti, detergenti, rodenticidi non fanno parte del quaderno di campagna, fanno parte comunque di una tenuta dei vostri documenti con le relative schede di sicurezza da mantenere in azienda. Sicuro sì. Ok. Ok. Ci sono altre domande? No? A noi come azienda, l'azienda anche orticola, cioè noi ho centinaia di quaderni compagni già tutti gli anni, ecco, perché ogni cultura mi fanno, però già da come ho le due aziende, e da uno me li guarda, c'è un via telematica e mi fa un po' tutto, mi aggiorna un po' tutto. Oh, guardi, scusi, non ho capito la domanda. No, più che altro che con centinaia di quaderni in campagna durante l'anno, perché le culture si ripetono un po' tutte le settimane, i trapianti e... Sì, nel caso suo, Peverada, lei ha colture orticole, è un impegno più gravoso, nel senso che voi avete dei cicli più ristretti, quindi dovete avere una vostra metodologia dove vi dovete segnare tutti i trattamenti che fate. L'orticoltura è un settore un po' particolare, un settore diciamo molto specifico rispetto alle aziende cerealicole, alle aziende zootecniche che hanno culture più estensive, quindi nel suo caso è una gestione più un po' più complicata da gestire in maniera più accurata. Per le altre aziende, come diceva Francesca, dovete compilare il quaderno di campagna, perché la problematica non è solo durante un controllo legato a Regione Lombardia, durante il controllo di condizionalità o meno. Ci sono stati, comunque ci sono casi, e uno è di qualche giorno fa, dove anche potete essere controllati da... anche i forestali. Quindi durante i vostri trattamenti voi dovete per prima cosa avere le schede di trattamento, cioè le schede del prodotto fitosanitario, e
il disciplinare della regione Lombardia, dove c'è già stato consegnato. Sì, quello è per l'orticole, è un discorso, il suo orticolo è un discorso particolare, è un discorso che è una nicchia, diciamo, l'orticoltura è una nicchia, se è misura 10 è una cosa un po' particolare. Però dicevo, la tenuta del quaderno di campagna è anche dovuta al fatto che non è che avete solo controlli legati alla regione Lombardia, potete avere anche controlli ordinari da parte anche delle forze dell'ordine, perché quel giorno lì sono passati di lì e fanno un controllo. Quindi è una cosa importante da gestire in azienda. Ovviamente Confagricoltura ha istituito questo servizio per potervi consigliare e migliorare nella gestione della tenuta del quaderno di campagna, ma come abbiamo detto all'inizio, la prima cosa è saper usare i fitosanitari, nel senso che se voi avete 2,8 ettari da trattare e la dose è un litro per ettaro, ok? Voi non potete usare 3 litri, dovete usare 2,8 litri. Il 0,2 dovete tenerlo in avanzo in azienda. Questa è una cosa molto importante. Ok? Quindi è un concetto, sembra semplice, ma è un concetto non banale, perché magari il terzista vi usa 3 litri di prodotto. Ci sono altre domande? Allora, un'altra domanda è: il mio piano di distribuzione di liquami è già canalizzato in metri cubi da distribuire compilato dal mio agronomo. Dovrei portarlo ulteriormente nel piano di parte fertilizzanti? Sì, assolutamente sì. Dovete riportare la distribuzione dei liquami che è già presente all'interno del calendario del piano nitrati. Avrei una domanda. Alcuni fitosanitari hanno in etichetta un numero massimo di trattamenti. Sì. E quel limite sul numero di trattamenti fa riferimento al nome specifico del fitofarmaco oppure al principio attivo? Cioè, posso usare un fitofarmaco con nome diverso ma che abbia lo stesso principio attivo? Nello stesso giorno, intendi? No, nel corso dell'annata. Sì, 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 assolutamente. Okay. Assolutamente, riguarda quel prodotto lì. Cioè, okay, come ho fatto l'esempio prima dell'Harmony, che si può applicare solo una volta durante l'anno, però se c'è un altro prodotto che ha lo stesso principio attivo, si può utilizzare più volte, cioè non è vietato, ecco. Altra cosa, i principi attivi, può essere che due prodotti diversi con lo stesso principio attivo possono essere utilizzati su una cultura e non su un'altra. Okay? Quindi non è detto che lo stesso principio attivo sia utilizzabile sulla stessa cultura. È da verificare dall'etichetta se quel prodotto con quel principio attivo è utilizzabile su quella coltura. Okay? Molte volte sull'etichetta, in fondo, nella parte finale dell'etichetta, che è quella che magari uno non vede perché dice ho già letto 2 pagine, la seconda se rangerà non la leggo, ci sono anche delle dosi ridotte. Okay? Magari c'è una tabella con scritto 1 litro per ettaro sul frumento e poi in fondo in piccolo c'è scritto sulla soia la dose viene ridotta ancora. Okay? Quindi, come vi ha detto prima Francesca e come vi ripeto io adesso, dovete leggere le etichette, perché il trattamento, chi fa il trattamento lo fate voi. Se avete dei dubbi potete fare una telefonata e noi vi verifichiamo l'utilizzo del fitosanitario. Se il vostro terzista vi fa un trattamento, che lo utilizzi in maniera corretta. Ci sono casi dove viene utilizzato un prodotto
su erba medica che non è registrato per l'erba medica, quindi non si può usare sull'erba medica. Okay? Quindi voi lo comprate perché il vostro tecnico vi dice usa quel prodotto sull'erba medica perché funziona sull'erba medica, può funzionare, nessuno lo mette in dubbio, ma non è un prodotto registrato per la coltura e quindi non si può utilizzare su quella coltura. Ovviamente se voi avete 10 ettari di erba medica e avete 5 ettari di mais e quel prodotto lo comprate per utilizzarlo sull'erba medica ma si può usare sul mais e ne comprate 10 litri, la dose è 1 litro per ettaro, non potete usare 10 litri, potete usare 5 litri perché è registrato solo sui 5 litri di mais che avevate. Esatto. Un'altra domanda, le aziende che hanno una SAU superiore a 150 ettari delegano Confagricoltura la tenuta e l'invio del quaderno di campagna, come si devono comportare nella firma del conto terzista? Allora sì, potete delegare come servizio Confagricoltura. E come vi comportate con la delega del conto terzista? Allora, noi entro la fine dell'anno comunque cerchiamo sempre di registrare tutti i trattamenti e consegnare all'azienda il quaderno di campagna. Dopo, una volta che è stato compilato correttamente tutto quanto, occorre fare le firme, il timbro sui vari trattamenti che il conto terzista ha eseguito all'interno del quaderno. Quando si fa un trattamento, mi sembra aver capito che non è necessario indicare anche i riferimenti catastali dell'appezzamento su cui si fa l'intervento. No, va bene anche solo indicare il comune, comunque in alto occorre sempre indicare i fogli mappali dove è presente la coltura, però va bene anche solo indicare il comune. Se io ho un agronomo che mi fa la ricetta di fitosanitari per la cultura. Sì, la responsabilità dopo se, perché me l'ha fatta l'agronomo, la responsabilità è mia se non è giusto le dosi e roba del genere o è colpa dell'agronomo? Allora, è colpa dell'agronomo che gli ha consigliato male, ma comunque lei dovrebbe controllare, diciamo, quello che gli consiglia l'agronomo. Comunque... Allora, la multa, Mauro, la prendi te. Sì, quindi, perché c'è già successa questa cosa. Allora, è il discorso che vi ho fatto prima. Se comprate un prodotto, cioè il tecnico che vi segue, che non è detto che sia l'agronomo, ma è il tecnico del consorzio, e vi consiglia un prodotto, ok? Non è detto che quello che vi consiglia è sempre corretto. Ok, è capitato che avevano delle rimanenze di magazzino e hanno dato all'azienda dei prodotti che non erano più utilizzabili. Ok, e l'agricoltore magari non lo sa, alla fine dell'anno, quando si fa il punto della situazione col quaderno di campagna, si guarda il prodotto che l'agricoltore ha preso, che magari ha usato, e poi si guarda se questo prodotto è ancora registrato o meno. Magari uno scopre che il prodotto non è registrato e lì è un guaio. Quindi ritorno a dirvi quello che vi ha detto prima Francesca, che vi dico io: il primo passaggio deve essere vostro, cioè voi dovete prendervi in carico questa cosa, nel senso che dovete essere consapevoli di quello che fate, ok? Vedendo le etichette, leggendo le etichette, e essere i primi che verificano che quello che usate va bene. Noi siamo disponibili, se avete dei dubbi, a verificarlo, però non è sempre giusto quello che vi viene consigliato. È capitato che ci siano stati dei problemi, però la multa te la prendi sempre te, Mauro, quindi è meglio una telefonata in più che una in meno. Allora, altre due domande. Allora, quindi posso eseguire una copia e incolla della mensilità definita dall'agronomo con i metri cubi stabiliti? Esatto, l'importante è compilare sul quaderno in campace o cartaceo in formato elettronico la parte delle distribuzioni dei reflui.
Poi un'altra, nel caso del quaderno tenuto in conferricoltura, dobbiamo lo stesso riportare alla parte degli fertilizzanti. Assolutamente sì, il quaderno di campagna deve essere completo con la parte registrazione dei trattamenti e con la parte delle concimazioni con i fertilizzanti, sia con i reflui che con le concimazioni chimiche azotate. Un'altra domanda, Francesca. L'utilizzo di un determinato fitofarmaco richiede sempre la presenza di una ricetta da parte di un tecnico abilitato. Se si è in agricoltura integrata. Esatto, è solo se si è in agricoltura integrata. Per ora. Su questa cosa vorrei ricordare che noi effettuiamo l'invio del registro informatizzato per le aziende che sono, perché allora l'invio del registro informatizzato deve essere fatto a Sisco, quindi sul vostro fascicolo aziendale. Voi dovete delegare o Conferricoltura che vi faccia l'invio o il vostro tecnico che vi fa l'invio. Nel caso di misure agroambientali, il vostro tecnico è obbligato a farvi la ricetta per i trattamenti fitosanitari. Quindi io vi faccio il caso dei vigneti, che è quello che diciamo può dà più problemi. Il vostro tecnico che vi segue sui vigneti, non so se ci sono aziende vitivinicole collegate, farà il vostro quaderno di campagna che trasferirà a Francesca nel formato adeguato per l'invio informatizzato e noi faremo l'invio elettronico se l'azienda delega Conferricoltura a fare l'invio. Se l'azienda ha un tecnico, nel caso delle misure 10, che fa la ricettazione e gli fa l'invio elettronico, lo farà il tecnico che è stato delegato da parte dell'azienda. Su questa cosa non è detto che l'invio elettronico sia possibile effettuarlo con tutti i software. Noi utilizziamo i MaisyLine perché è il software che si lega al sistema informatizzato di Regione Lombardia. Se il tecnico usa un software che intende lui, nel momento in cui lo gira noi e il software non va bene, il tecnico deve rifare il quaderno di campagna secondo un software abilitato per Regione Lombardia. Quindi mi raccomando, verificate con i vostri tecnici, ma credo che ormai tutti siano allineati su questa cosa, che siano fatti in maniera corretta. Scusate, sono Mattioli. Anche nella misura 10 allora c'è bisogno della ricetta ufficiale? No, tu fai solo la minima, non devi fare niente. Ah, ok, grazie. In integrata. D'accordo, grazie. Non devi fare niente, no, devi fare il quaderno di campagna della misura 10. Ok? C'è un quaderno specifico per la misura 10 che tu devi seguire, come tutti quelli che fanno la misura minima o semina su sodo. Quella integrata, anche loro hanno un proprio registro, quindi devi solo fare la compilazione ordinaria, diciamo. Ci sono altre domanda. Siccome mi sono collegato poco tempo fa, vedo che è in registrazione questo meeting. Da quando si può vedere la registrazione? Ah, venerdì si può vedere la registrazione e anche le slide comunque. Va bene, grazie. Prego. Ci sono altre domande? Beh. Una domanda sulla misura 10. Sì. Io sono nella misura che prevede il vincolo sui medicai
e penso che sia la misura 10.1. Ho degli adempimenti particolari per il quaderno di campagna, visto che non devo fare trattamenti? Deve tenere il quaderno di campagna semplicemente della misura 10 e deve registrare tutte le eventuali operazioni culturali. Cioè è un quaderno di campagna diverso da quello normale? Sì, è diverso, sì, esatto. L'unica cosa che cambia sono ad aggiungere tutte le operazioni culturali e indicare nella prima pagina, oltre all'intestazione dell'azienda, anche il numero della domanda che, dell'anno in corso, ecco. Ok, grazie. Ma quali sulle regioni diverse hanno, vanno registrati su quaderni di campagna separati? No, no, si può fare un quaderno di campagna unico dove eventualmente si tiene separato e i fogli mappali che sono presenti nel comune di Reggio Emilia piuttosto che quelli in Mantova, per dire. Grazie. Prego. Allora, io direi che se non ci sono altre domande, io direi che, tanto chiedo se ci sono altre domande, altrimenti possiamo chiudere la serata, che comunque è stata interessante, penso, e siete stati anche molti a visualizzarla. Questo testimonia anche un po' così la fortuna e il successo che hanno avuto queste riunioni in queste settimane, perché comunque sono state diverse centinaia di associati che hanno visualizzato e aderito a questi seminari di aggiornamento tecnico. Quindi se non ci sono domande, tanto ringrazio Francesca per l'intervento che ha fatto e ringrazio tutti voi. Ovviamente noi siamo sempre disponibili e mi raccomando, se avete dubbi, sapete dove trovarci, insomma, perché è una materia molto delicata e non è consentito fare errori su questa cosa, perché come ho detto all'inizio va a impattare sulla sicurezza alimentare dei consumatori e sull'ambiente. Sono due argomenti molto importanti. Io vi ringrazio e auguro a tutti una buona serata. Grazie. Tra un po' c'è Confagricoltura News. Buonasera a tutti. Confagricoltura News. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, salve. Buonasera. Buonasera.